E questo è un momento speciale perché quando ti capitano gli incontri, quelli speciali, quelli da raccontare, quelli che hai cercato e che poi alla fine sono anche andati molto, ma molto, ma molto meglio di come l'avevi immaginato. E siamo qui, siamo io e Francesco Varriale, sono Cinzia Tagarelli, e siamo su Radio Altri Suoni e abbiamo avuto la grande fortuna e l'onore di farci una bellissima chiacchierata con Gabriele Mirabassi. Siamo qui sulle colline intorno Perugia, siamo venuti a trovare Gabriele Mirabassi per intervistarlo per quello che sarà sicuramente per noi motivo di grande arricchimento e ne siamo certi anche per voi ascoltatori che seguirete, immagino, con attenzione quello che Gabriele Mirabassi avrà da raccontarci. Come è ricominciato questo periodo di apertura, di... Sì, sta ricominciando fortunatamente. C'ho un calendario estivo su Quello ti un volevo dire. delirio, anche perché, beh, come voi sapete bene, stanno programmando tutti all'ultimo momento, tutti in ritardo, tutti con grande entusiasmo, tutti con grande difficoltà e con molte incertezze. Quindi arrivano cose tutti i giorni, nel raggio di poche ore cambiano le carte in tavola, cambiano perché non ci sono. I musici magari Non devono... si capiscono le,
bene le normative, che caratteristiche devono avere gli spazi, se questi spazi Soprattutto sono. questo crea problemi, E abbiamo quindi si notato. spostano date, se poi il casino è viaggiare sopra, e quando ci sono musicisti che vengono dall'estero è tutto molto Più complicato complicato, da a voglia. capire. Quindi ci saranno tante cose, però organizzarlo è complicatissimo. Io adesso ho ripreso da 3 settimane a fare le prime cose. La prima l'abbiamo fatta in Svizzera, a Basilea, ed è stato comunque complicato arrivarci Mamma mia. Con chi hai suonato? in duo con Zanchini, questo disco nuovo che abbiamo fatto, che poi gli do, ci piace molto. E anche adesso, tra pochi giorni, devo andare in Austria. È complicato perché poi cambiano continuamente le norme, non si capisce per entrare, Sì, poi tamponi, cambiano cambiano anche. di settimana in Tra l'altro non settimana. tutti i posti chiedono le stesse E tutto, cose, ognuno può fa come bastare. vuole, e come se non solo, ma poi ciascun interfaccia umano che tu incontri la pensa a modo suo, Sì, quindi perché magari dipende chi è fifone da quel decide che vuole, controllore di treno, sì. da Ci quel poliziotto, da quella stiamo cosa. abituando a qualcosa Sì, di la epocale filiera è nuovo. sempre più intricata, È complessa. complicato. Poi il nostro è un mestiere che si nutre di programmazione. Certo. No, cioè, di solito uno ha un calendario Più o meno ma già anche di per quasi un ottimizzare gli anno, spostamenti. da un anno a un da un anno, anno, da 8 mesi, infatti. poi all'estero anche più. E invece questa roba che tu non sai ancora che succederà la settimana prossima è Sì, complicata. E ma poi infatti. appunto i mezzi di trasporto sono un problema più perché Voi vi muovete in compagnie aeree che aereo, non esistono più, chiaramente, biglietti infatti. che non si Altre sa che quanto vengono costeranno, create. altre che non vendono i biglietti se non a ridosso, organizzatori che fino all'altro ieri poi nessuno si prendeva il rischio di pagarti un biglietto e poi magari quel giorno sei zona rossa e non riuscivi ad andare, no? Certo, si va, diciamo Cioè, è che tutto adesso complicato. sei un Adesso se ne sta pochino, uscendo se sì. guardiamo qui, però insomma a livello complessivo Certo, europeo certo, non è tutto certo. omogeneo. Infatti, In infatti. più io avevo questa mia mezza attività legata a doppio filo col Brasile e ti Infatti puoi quello ti stavo chiedendo, e immaginare col lì che Brasile cosa come succede, stai? cioè l'ira di Dio, veramente l'ira di Ma Dio. tu che facevi in Brasile? Cosa fai in Brasile? Non faccio il turista sessuale, cioè questo 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 non sì, l'avevo anche neanche tu. ipotizzato. No, vado a suonare con musicisti lì Vabbè, questo immaginavo. e viceversa Ci sono dei suono pro. spesso con musicisti brasiliani quando vengono Vabbè. in Europa, mi chiamano per fare le loro cose qua. Ormai questo è un filo Sì, sono più di consolidato. 20 anni che Com'è ci nato lavoro. questo amore? Io ricordo l'uscita di questo disco per Egea, Uma Zero. Sì, quello No, è strano, abbastanza strano, ma era precedente. Io lì non c'ero mai stato in Brasile ancora. beh. E non sapevo nemmeno esattamente cosa fosse questo showroom che avevo suonato E lì, neanche quel chi fosse disco. Pichinguinha, No, probabilmente. quello sì, Ah, perché il disco è fatto tutto su pezzi di appunto. Pichinguinha, che erano gli unici che ero riuscito a trovare di quel genere lì. Thank you.
l'avevo incontrato per caso e ne avevo mi aveva molto attirato, uno per il ruolo che ha il mio strumento in quella musica lì, e in più soprattutto perché mi pareva una chiusura del cerchio fatta apposta per me. Musica che ha un punto di caduta fra la musica classica, la musica da camera e la musica afroamericana, con lo swing, anche se peculiarmente brasileiro e non si va a dire. E siccome la mia vita si è tutta dipanata più o meno per caso intorno a questi due poli che per anni sono stati anche vissuti da me in modo duale, il Brasile mi ha permesso di smettere di pormi quel problema e di riannodare questo filo. Quindi, pur non avendoci avuto prima di questo incontro folgorante, avvenuto all'inizio del 2000 con Ginga, perché poi è da lì che è nato il tutto, e di esserci per la prima volta andato, che ha cambiato totalmente tutto la mia vita da tutti i punti di vista, e anche lì, perché tutti poi pensano che non sentimentale, ma proprio di ricerca, sì, tutta una questione spirituale musicale, cioè. E questa per me è essenziale, è stato questo, trovare un posto dove quello che io sognavo esisteva da sempre, solo che io non lo sapevo. Cioè, la musica che parlava di me. Ed è stato così forte questo, cioè della mia piccola storia privata. Cioè, io sono uno che ha cominciato a suonare il clarinetto a 11 anni, perché un lontano zio mi regalò un disco di Johnny Dutz. Ah, perfetto. Però del primo grande clarinettista della storia. Storia, dall'inizio, ma sistematico. Certo, però subito dopo sono andato al conservatorio. Conservatorio dei tempi miei, non quello di oggi, dove quello che si studiava era la musica classica, e io sempre ai tempi miei al conservatorio si andava molto presto e si finiva molto presto. Io ho cominciato a 11 anni e sono diplomato a 18, quindi in quelli sono proprio gli anni della formazione da tutti i punti di vista, e io li ho passati, la mia adolescenza, non ad ascoltare i Pink Floyd come la maggior parte, ma Brahms, perché era quello. Contestualmente quel disco di Johnny O. Dutz, da cui è cominciato tutto, continuava a scavare il suo tarlo, ma era a latere, era come dire, cioè. il mio essere un bravo bambino significa studiare Mozart. Poi, quando sono a posto, ho fatto il mio dovere, mi diverto e suono il jazz per divertirmi. E fino anche i primi dischi, io l'ho vissuta così questa cosa qui. Cioè, non ho mai veramente deciso di prendere una posizione di qua o di là, ma è successo, e come tutte le cose che succedono doveva succedere, ma allo stesso tempo non ho mai smesso. Oggi, per esempio, non dico metà, ma un quarto buono della mia attività continua a essere nella musica da camera, che è una cosa che mi riempie di felicità quando c'ho la proprio dal punto di vista professionale, oltre che nei tuoi studi privati, questa cosa. Ma assolutamente, io sono un clarinettista classico, nasco come un clarinettista, il clarinetto che ho in mano io è quello di Brahms, non è quello di Benny Goodman, cioè perché l'ho imparato così. È uno strumento che ti consente una espressività molto ampia, sia dal punto di vista
del canto melodico, perché ci ragionavamo venendo qui. Abbiamo preso tre brani che tu hai registrato in tre dischi differenti, in epoche differenti tra l'altro, e parliamo del The Kingdom, il primo brano di Racconti Mediterranei, parliamo di della intro di Minuano nel disco con Balducci e di Modugno, parliamo di Amori Sospesi, e un altro brano è Omar Nos Deus Olios. In quei brani si sente una cantabilità che è tua. Sono tre brani di tre autori differenti: Pat Metini, Enrico Pierannunzi e l'altro Roberto Taufik. Tu hai registrato anche già in un Brasil di Firenze. Verissimo. Beh, allora ti do subito un feedback che ti gratificherà, perché tu hai usato subito, sparato subito la parola chiave, cioè che per me significa tutto: cantabilità. Cioè io vivo il fatto di non essere una bella ragazza che canta, per motivi ovvi, come un mio grosso limite, perché a me la cosa che mi emoziona nella musica di più sono una voce femminile che canta una ninna nanna al suo bambino. Cioè per me la musica è la rivelazione più compiuta del senso della musica. Allora io, per motivi appunto anagrafico, non me lo posso permettere questo, e ho dovuto ricorrere a uno strumento che, come dice la parola, è strumentale, ad avvicinarmi il più possibile a quello. Infatti è uno strumento con un registro di contralto. Tra l'altro a me mi appiccicano quasi spessissimo questa patente di virtuoso, no? che nell'accezione comune non mi fa piacere per niente, nel senso, perché rispecchia un canone che invece non è... A me tutto quel spirolamento io lo subisco da me stesso, non è che lo cerco, nel senso fa parte della mia natura, del mio approccio con lo strumento, che è stato molto precoce, quindi è facile, non so come dire, e anche della natura di quello strumento lì, nella cui fluidità trova la sua espressione anche costruttiva più compiuta, no? Però per me il virtuosismo è un'altra cosa. Virtuoso è quello strumentista che si avvicina più possibile a una voce umana. Nel jazz il mio idolo, infatti, è Barney Bigard, perché Barney Bigard è il clarinetto che canta quella musica lì, no? Poi è ovvio che mi piace da morire Benny Goodman, no?
Però se devo scegliere sull'isola deserta, non ci penso un attimo, porto Barney, perché lui canta, non suona il clarinetto. In altre musiche, per esempio, forse il mio idolo assoluto, quello che per me è il massimo virtuoso vivente del clarinetto, è Joe Raffaello, che fa una musica che a me non mi dice niente, semplicemente perché klezmer è una cultura che non mi appartiene, che non frequento, che non conosco, e quindi come tale rispetto. Però, ma non mi è, ma il modo in cui, certo, lui gestisce in quel, sì, suo linguaggio lo strumento, lui addirittura fa un passo ancora in più che cantare. Lui ride, lui piange, lui parla. A far parlare uno strumento è virtuosismo. Fa 2000 note, no, è abilità, è diverso. Allora, il 2000 note possono anche essere fatte se rientrano in un discorso più ampio di poetica, nel senso che le 2000 note possono anche essere il percorso di preparazione alla pausa, alla nota lunga. Io sono uno che le fa, no? 2000 note, lo so, ci sono i passaggi, cioè, sappiamo bene che le fa le 2000 note, però non è quello che mi piace di me, ecco. Cioè, nella tua musica non c'è countdown di Coltrane, c'è una frase di countdown e poi dopo c'è il canto, perché quindi, è quello che cerco, perché quindi quella frase è spesso di preparazione. L'essere abili, essere virtuosi tecnicamente, tirar fuori facilmente, dal punto di vista tuo evidentemente, dei momenti di virtuosismo, significa anche avere il tempo di pensare a quello che uno vuole raccontare. Bravissimo. Immediatamente dopo, no? Quindi, come l'hai detta bene, giusto? Diciamo che ci piace immaginare cosa possa esserci dietro. Io non l'avrei mai detta così, ma mi convince molto. Bene, registrato, quindi te la passo. No, c'è un aspetto legato proprio allo strumento clarinetto, con dei musicisti che evidentemente hanno segnato dei momenti nella storia del jazz. Quindi parliamo di Benny Goodman, ma un attimo prima, cioè un po' di attimi prima, almeno 10 anni prima, parliamo di Johnny Dodds, che l'hai citato prima. Anche 20. Anche 20, sì, però Benny Goodman già negli anni 30 c'era, però negli anni 20 Johnny Dodds registrava con Armstrong, era la seconda voce degli Hot 5, degli Hot 7, sì, certo. Poi c'era Benny Goodman, a seguire musicisti come Buddy DeFranco, e poi un personaggio che abbiamo nominato quando ci siamo incontrati a cena. Immagino che sarà Tony Scott. È che è Tony Scott, evidentemente. Antonino Sciacca, esatto, da Salemi. Allora, Tony Scott era uno che aveva il clarinetto come uno strumento, nel vero senso della parola. Non era un fine, era uno strumento per arrivare a ricercare dei suoni. Io ricordo delle trasmissioni televisive degli anni 90, in cui lui raccontava un po' di storie e dimostrava come il clarinetto potesse arrivare a delle frequenze. Il suo? Sì, il suo, non lo so, questo lo sai tu evidentemente. Potesse arrivare a delle frequenze al punto da simulare anche una tromba o un sax tenore. Io ricordo questa cosa e lui dice: adesso faccio questo, con la sua parlata italo-americana. Quindi è uno strumento che ti permette anche di lavorare proprio sul suono. Guarda, il problema secondo me è questo. Prima però di rispondere alla domanda sul clarinetto, volevo raccontarti un piccolo aneddoto su Tony, perché è geniale. Sì. Una mattina all'alba esco, tantissimi anni fa, anche lì ero giovane, suonavo in un locale di Roma che si chiamava all'epoca, ma ho cambiato nome mille volte, non mi ricordo, Blue Lab forse, stava a Vicolo del Fico, dietro Piazza Navona, e suonavo lì, e quindi esco da questo posto molto tardi la notte, si suonava nei locali di Roma all'epoca, parliamo della fine degli anni 80, e esco e vado a Piazza Navona a quell'ora, 4 della mattina, deserta, hai visto, è lunga, dall'altra parte della piazza, su una panchina, l'unica persona era un barbone, letteralmente, con questo lungo barbone bianco, il capello bianco fluente, e un clarinetto che faceva delle lunghe note acutissime, ma più acute di quello che un clarinetto normale, come noi comuni mortali, sanno raggiungere, proprio roba a fischi. E un cane che gironzolava lì intorno, questa era la scena. Io ovviamente
non c'era bisogno di avvicinarsi per capire chi era il personaggio. Allora, così circospetto, mi avvicino. Quando arrivo a portata, lui, senza interrompere questo suo facenno di avermi visto, e lo conoscevo, ci conosceva, e lui continua a fare ste note acutissime. Da quel momento comincia a dargli il nome. Lui fa G sharp, sol diesis, poi B flat, sì. Tutto questo era un'ottava più su di quelle che uno normale riesce. Finché a un certo punto fa una roba tipo, a quel punto s'alza con l'occhio spiritato e indicandolo mi fa: questo sentito solo cane. Cioè, secondo lui aveva fatto l'ultrasuono, capito? Questo, io ho un ricordo di quella cosa veramente pazzesco, perché lì c'è tutto lui. Pazzesco. Comunque, questa storia del clarinetto, io una spiegazione a questa cosa che tu hai detto ce l'ho, perché in realtà tutti gli strumenti hanno bisogno, chiedono una costante ricerca sul suono, no? Pensa alla tromba, no? Pensa a Miles e Dizzy Gillespie o Louis Armstrong, sono lo stesso strumento. Tre mondi diversi. Tre suoni. Pensa... Concetto arrivi a quattro, diciamo. Concetto arrivi a quattro. Con Clifford Brown, 5, certo, mondi diversi, certo, mondi diversi. E il sassofono ancora di più. Cioè, tu pensa a Coleman Hawkins e Stan Getz, e Coltrane e Sonny Rollins. Pensa ancora più sull'alto, se possibile, da Lee Konitz a Charlie Parker, no? Cioè, è lo stesso strumento, cioè, dei suoni totalmente differenti. Quindi, riconoscibili tra l'altro. E questa è la grandezza del jazz e di questi personaggi, che infatti ciascuno dei nomi che abbiamo appena fatto sono responsabili di una scuola, no? Poi ci sono i Davisiani, i Gillespiani, i Parkeriani, i Koniziani. Il clarinetto, nel periodo in cui il jazz è uscito dalla sua fase classica per entrare nell'epoca moderna, quindi col bebop, è scomparso di scena per varie ragioni, no? Però non ci sono stati, non era più uno strumento che aveva delle caratteristiche adeguate ad esprimere le nuove istanze espressive che la modernità portava, e in più era anche dai moderni considerato uno strumento antico che suonava vecchio, perché era lo strumento di Johnny Dutz e di Benny Goodman, e di tutto quel mondo lì contro il quale loro non è che si erano rivoltati, però volevano superarlo, mettere un paletto, no? Per cui che cosa è successo? Che il jazz moderno non ha avuto clarinettisti come capiscuola, ma sassofonisti. Io stesso, che dopo gli studi classici, quando ho voluto professionalmente dedicarmi al jazz, io volevo suonare in un linguaggio che non era quello di Benny Goodman, che pareva la condanna di tutto, cioè se suoni il clarinetto quello devi fare. Ed è anche surreale, perché io provavo a suonare gli assoli di Charlie Parker così come li aveva suonati lui, ma sul col timbro del clarinetto suonava come Benny Goodman ubriaco. Che sbagliava le note, una roba strana. Che sbagliava gli intervalli. Cioè, ma che me sono uguale, lo faccio uguale, ma il timbro ti porta comunque da un'altra parte. Allora, però, questo strumento non è esatto dire che non l'ha suonato più nessuno, l'hanno suonato delle grandissime personalità. Noi ne abbiamo citate due, io ce ne metto un terzo perché erano i tre Dioscori in quel momento lì. Buddy DeFranco in mezzo, diciamo, che era il più straight di tutti. Tony, che era l'ala estrema, sul lato muscolare. E l'opposto, Jimmy Giuffre dall'altra parte. Perfetto. I tre hanno veramente tenuto fermo il clarinetto durante gli anni 40, 50, 60, quelli in cui la musica aveva preso una piega che pareva ignolarlo. Mi permetto di fare un quarto nome. No, ce ne sono più poi. C'è John Laporta. Artie Shaw però è più
fa più coppia con Benny Goodman che con questi qui. Sì, sicuramente, però ci sono delle cose sue con un gruppo in cui c'era anche... Il Gramercy Five. Perfetto, Tal Farlow alla chitarra, era un gruppo strepitoso. Però quello era, diciamo, un precursore, ma si muoveva in un'estetica ancora da epoca dello swing. Certo, mentre invece questi tre erano moderni. Giuffre, Tony, chiaro, ragazzi. Certo. Sconvolge la differenza che c'è nella approccio del clarinetto fra Jimmy Giuffre e Tony Scott, tra l'altro tutti e tre con Buddy De Franco, tutti e tre siciliani, anche questo è un bello, miracolo. Giuffre, De Franco e Sciacca. Sconvolge, perché mentre uno spinge sul superamento dei limiti tecnici dello strumento, appunto cercando gli ultrasuoni da far sentire al cane, parlando di Tony, e anche con un'eloquenza torrenziale, no? Cioè, no? Quell'altro faceva l'esatto contrario, Jimmy Giuffre. Proprio due note nel registro grave, cercando il suono con un'espressività che non fosse mai cantabile, ma un'espressività ghiacciata, come era l'estetica alla quale lui faceva riferimento, stabilita da Jim Hall, Steve Hall, quei lavori là. Ragazzi, poi con Paul Bley, ma prima Paul quei Bley. Dischi incredibili che faceva appunto con Jim Hall e Ralph Peña, no? Ciascuno di questi musicisti è stato importante nello sviluppo di un linguaggio. Cioè, Jimmy Giuffre è un musicista cult, non dei clarinettisti, anzi pochissimo dei clarinettisti, ma di tutti gli altri. Tony Scott, i clarinettisti lo bypassano, ma perché? Perché entrambi sono inimitabili, non si sono posta con l'idea del caposcuola, ma dell'isola radicale che tentava di piegare uno strumento che apparteneva a un'altra epoca a un linguaggio che era cambiato. Ne hanno trovato uno, in entrambi i casi, estremamente, sottolineo la parola, estremamente personale e per sua natura inimitabile. Io, ti dicevo, quando ho imparato a suonare il jazz, io studiavo gli assoli di Parker prima, di Cannonball poi, di Art Pepper dopo, a seconda, la maggior parte altoisti o trombettisti, Clifford, Lee Morgan, Freddie Hubbard. Tenore funziona pochissimo sul clarinetto, riportato, per una questione di tessitura. Quindi trombe e altisti erano i miei, perché nei clarinettisti non trovavo quel linguaggio che io cercavo. E metti a metà Tony Scott, a parte non sarei mai capace, ma poi dove vado? Cioè, in un posto dove c'è lui. No. Jimmy Giuffre è ancora peggio. Tra l'altro la cantabilità di Tony Scott era proprio nella sua voce, che lui cantava anche. Cantava, no, ma suonava anche. Lui, cioè, presente, lui veramente un personaggio incredibile. Lui ha fatto cose... La sua grande sfiga è stata che lui ha fatto tutto troppo presto. Cioè, ha fatto cose che poi dopo... sono diventate... Era troppo avanti. Tu pensa a quel disco Music for Zen Meditation che lui fece, con i giapponesi, che oggi è la roba più normale del mondo, crossover, l'inventore cultura, della world music. Della world, no? Mo' Peter Gabriel ci fa i miliardi, ma lui per la Verve negli anni, fine anni 50, fine anni 60, lo guardavo e diceva, ma che sta a fare questo? Lì c'era il jazz, giustamente, zinzichidin, che era all'apice della cosa, che mi porta i giapponesi. Ma ancora lui fece la cosa, e questa secondo me non è sufficientemente, lui fece conoscere e suonare insieme per la prima volta in due dischi suoi tre ragazzi che non si conoscevano, che si chiamavano Bill Evans, Scott LaFaro e Paul Motion. È stato Tony, porcaccia la miseria. Era la vittima, era la sua È stato Tony, avesse fatto solo questo. Gli dovremmo fare il monumento. Sì, infatti c'è quel suo lavoro, Sunk Heroes, che è un capolavoro. E mi è venuto in mente quello quando dicevi del canto, perché lui lì suona quella melodia popolare, song che lui chiama Song for My Father, sì, che è una melodia popolare siciliana, no? Che suona con una cantabilità veramente del sud Italia, ottocentesco, quasi struggente, nel senso che malgrado fosse uno...
Spirolone, era uno invece che ci aveva un rapporto con la vocalità incredibile. Sì, pazzesco. Incredibile. Ma tra l'altro il brano dedicato apertura, dedicato a Billie Holiday, Misery, che poi ha una storia quel brano, che lo passò a Carmen McRae, che Billie Holiday si incazzò maledettamente. Che Billie non l'ha mai fatto poi. Sì, infatti, ci sono le registrazioni private in cui c'è Tony Scott al pianoforte che l'accompagna, sono cose pazzesche. Ecco, il brano è struggente, parla di Billie Holiday senza una parola, nominarla, senza nominarla. E là senti il canto di quest'uomo e l'accompagnamento di Bill Evans. Mi dispiace un sacco che lui sia finito in quel modo a Roma, no? Dove non so se hai visto quella tristissima, sicuramente sì, trasmissione di Bonolis, sì, dove lo perde, poi fa parte del film. Bonolis pare abbia fatto ammenda. Sì, va bene, quella uscita non vale molto. Non vale molto. Diciamo che Tony faceva di tutto per mettersi in quella, sì, perché era veramente un pazzo. Lui per un periodo ha vissuto anche a Ischia. Lui ha vissuto ovunque. Si infilava in certi locali dove faceva la cosiddetta bagaria napoletana. Guarda, era un personaggio, era impossibile averci a che fare. Infatti c'è il racconto di Tony Arco che diceva: io provavo a ospitarlo a casa, ma mi creava dei problemi. E che uno così, che per decenni è stato ospite indesiderato, alla fine di tutto, che mostra pure ospite nella tomba, è una roba veramente con una storia, ma infatti mette davvero tristezza sapere un po' delle sorti di giganti della musica come questo, lui, come Kenny Wheeler, che è morto in situazioni di indigenza, un uomo che ha lanciato nel suo quartetto Keith Jarrett nel 74. Ma di che parliamo? No, molto spesso poi erano proprio le loro menti che li portava poi a ma nel caso di Tony c'era una grossa fetta proprio di
appunto, cioè, malattia, è proprio un proprio, fatto cioè. mentale che li portava a Kenny era scegliere. diverso. Kenny invece è stato, era io, anch'io con lui ho avuto il privilegio di sì, di, infatti di registrare Moon, che è un capolavoro quel disco, ci sono cioè, diciamo che invece lui, Kenny, era proprio era il vero musicista, quello che sa che è importante la musica e non lui. Lui era sempre alla ricerca, era sempre understatement, trovava sempre di non essere stato all'altezza, come un po' tutti noi, solo che lui era onesto con questa cosa, noi facciamo finta che va bene così. Thank you.
è questo per cui lui resterà nella storia Kenny Wheeler e noi no. Ma la storia poi la fa la storia, tra perché 50 lui comunque anni parleremo. Ha inventato un linguaggio armonico. Tu puoi dire, ah vedi, questa è una progressione alla Kenny Wheeler. Sono pochi musicisti, ragazzi, che hanno questo. Invece ci sono dei temi che sono... E anche il modo di suonare la tromba, quel modo di fare quei salti, quel tipo di approccio tecnico, immediatamente... Ah, Kenny alla Wheeler, Kenny. Lo riconosci. Lui è stato capace di coniugare la melodia al free. Aveva queste due componenti, l'avanguardia europea e il canto, perché lui era un gigante del canto. Li metteva spesso insieme. Aveva delle impennate che erano tipiche del free con jazz. Con risultati... straordinario. A me mi ha sconvolto letteralmente registrando Moon. Lui era già abbastanza anziano, non vecchio, ma era abbastanza 30, anziano. Lui, e la mu e la tromba era uno strumento fisicamente molto impegnativo da suonare, soprattutto come lui aveva scelto di suonarlo, perché poi c'è un modo anche più rilassato, ci sono delle tecniche anche. Invece lui cercava sempre appunto questa flessibilità, questo saltare legato fra il registro grave, fino all'ultima acuto, registrazione, no? Per ECM, esatto, anche esatto. L'ultimo disco Sound for Quintet e a me mi ha sconvolto, perché tra l'altro era di una tenerezza senza fine il rapporto che avevano lui e John Taylor, perché io che sono più giovane di loro, io li associavo entrambi, per me loro erano i due grandi maestri invece fra di loro John trattava Kenny come io trattavo John, il maestro, certo, chiaro. No, ma dal mio punto di vista non ci avevo pensato. Era già l'altro, erano tutti e due lì, no? E non il contrario. Esatto. Quindi ci aveva un rispetto, ma anche un senso di protezione quasi filiale nei confronti di Kenny, che era molto commovente. Allora si faceva un pezzo di John e Kenny si ostinava a farlo alla Kenny, cioè suonandolo un'ottava acuta, dove faceva una gran fatica, a un certo punto gli usciva il sangue dalle labbra proprio. E Kenny diceva, John, ma non è necessario, e viceversa, John diceva, non è necessario che tu ti impicchi e soffri per fare questa cosa qua, se lo fai in ottava sotto va benissimo. Tra l'altro è un clarinetto proprio. Tra l'altro c'ero pure io volendo che potevo, ma io non mi intromettevo. E lui che invece, no, guarda, io devo farlo lì. Perché lì che e ha combattuto, rischiando appunto poi di stancarsi, di compromettere il resto della registrazione, cioè di fare quello che se uno fosse semplicemente un professionista non farebbe mai. Ma lui non era un professionista, lui era uno che cercava così di regalarti il suono che lui intendi voleva, sì, sì. E non faceva sconti. Per me questo fa la differenza, questi sono i musicisti. Ma sono quelli che portiamo davvero nel cuore, questi e giganti. Oggi purtroppo questa è una lezione che si fa sempre più perdendo, ma si cerca sempre più la strada più semplice per avere il massimo risultato. Questo è l'opposto dell'arte. Ragionamenti utilitaristi. Sì, c'è da dire che lui è veramente stato un musicista coerente con se stesso. E l'ha pagata tutta, Chiaramente. Ci ha lasciato... momenti di poesia irraggiungibili. Sì. E soprattutto uno stile, una tromba nuova. Il suono suo, il fraseggio, delle caratteristiche, proprio nell'impostazione dei brani, una cosa sua. Ma anche compositivamente. Sì, ma tra l'altro c'era dal punto di vista dell'arrangiamento, c'era il tema del canto contro canto, c'era sempre il secondo strumento che ripeteva la frase. Ma no? Perché lui comunque era canadese, ma aveva questa... è stato in Inghilterra quasi tutta la vita, cioè, certo. Lui aveva assimilato questa grande lezione del barocco inglese, che è tipica di quei musicisti, e per cui ragionano contrappuntisticamente sempre, sia lui che John Taylor, certo. È proprio la caratteristica di quella scuola, no? Che lui in qualche modo, da canadese, ha inventato la scuola inglese. Ma d'altronde, dice, parlando del contrappunto, parliamo anche della fuga a questo punto, ma sì. Le stesse composizioni di John Taylor, New Old Age, che tu ben conosci, è un brano che si rincorre, no? Sì. È una cellula che si ripete per l'intera durata del brano. Infatti è un pezzo che a me mi fa impazzire. Thank you.
Parisi, erede di Sidney Bechet, che era il musicista che coniugava i due strumenti, diciamo diritti, il soprano e il clarinetto, il sax soprano e il clarinetto. Sibelius nel 57 viene scelto da Gil Evans come strumento solista per Gil Evans and Ten, e rilancia questo strumento dopo un po' di tempo che era caduto nel dimenticatoio, dopo il grande successo che aveva avuto Sidney Bechet, aveva registrato questa famosa Summertime negli anni 30. Cosa ti ha colpito e cosa ti ha segnato di Steve Lacy? Steve Lacy per me è un riferimento assoluto per il suono. Ecco, lui è veramente quello che si dice un virtuoso. E tu dici, ma come? È uno di quelli che fa meno note di tutti, ma per quello che ti ho detto prima. Lui ha un centro nel suono, una flessibilità, un'intonazione. Cioè suonare uno strumento come il soprano, con i suoi difetti di costruzione che ha, quello è uno strumento maledetto, cioè uno strumento stonato per contratto, cioè, per nascita, cioè, è uno strumento nato costruttivamente male. Cioè, suonarlo come lo suona Steve Lacy nessuno l'ha mai fatto, nessuno, e non sta nel quante note fai il virtuosismo, ma nella di quanto il suono contenga sempre quella omogeneità, cioè in qualsiasi registro, in qualsiasi dinamica, il suono di Steve, se tu lo metti dentro un oscilloscopio, dentro un non so che cosa, esce sempre uguale. C'ha uno spettro che c'ha tutti gli armonici, diciamo, c'ha le qualità dei grandi musicisti classici, il suono di Steve, senza togliere l'assoluta personalità, è uno di quelli che tu suoni una nota e non te lo sbagli con nessuno. In più lui ha la grande profondità armonica, per questo non a caso poi lui è diventato una specie di prosecuzione di Monk, è uno di quelli la cui scelta delle note è implacabilmente, cioè lui veramente fa quello che diceva, suona solo le note belle, quelle che nessuno gli verrebbero in mente. Cioè, è veramente il massimo della profondità in musica. Lontanissimo da me, che appunto faccio 2 miliardi di note. Per questo l'ho sempre ammirato tantissimo. È uno di quelli che ho ascoltato tanto da giovane, pur non essendo riuscito a cavarne un ragno da un buco. Ma la cosa interessante che io ho un aneddoto personale con lui, perché lui mi ha cambiato la vita, non l'ha mai saputo, ma io lo incontrai perché feci, da molto giovane, penso diciottenne, una direzione artistica di una concernente solo la parte musicale, di un'esperienza geniale che successe a Perugia alla fine degli anni Ottanta, ad opera di un regista pugliese che si chiama Carlo Bruni, che adesso dirige il teatro di Bisceglie. E Carlo all'epoca stava qui e si era inventato una cosa strepitosa, si chiamavano risotti di fine stagione, tutti i giovedì in uno spazio incredibile che non è più disponibile, che era una sala polivalente del mercato coperto sopra un parcheggio che non è mai stata usata per niente, polivalente, cioè è uno spazio vuoto. Lui si è inventato una cosa che tutti i giovedì si svolgeva così, c'era prima uno spettacolo di giovani attori cabarettisti italiani che all'epoca erano giovanissimi e che poi dopo li abbiamo conosciuti tutti, ma dopo, da Riondino a Paolo Rossi, sì. da Lella Costa e così via. Sì, sì. Era una cosa al confine fra il teatro comico, però anche il teatro di ricerca. E ospitammo, e io tutte le sere dovevo, c'era questo spettacolo, poi c'era, si serviva il risotto, per questo si chiamavano risotti di fianco al pubblico, e poi c'era la sonorizzazione dal vivo di un film muto, io suonavo il pianoforte e con un violinista zigano e altri spostati facevamo questa operazione tutte le sere. E una volta al mese, ogni 4 giovedì, invece il focus della serata non era teatrale ma era musicale, quindi invitammo il quartetto di Enrico Rava e varie cose. E quella è tutta questa parte musicale era appaltata a me. Diciamo, è stato Carlo il primo a darmi fiducia in qualche modo.
e uno degli spettacoli dei Risotti era di Leo De Bernardinis, che lavorava con Steve, sì, aveva fatto degli spettacoli meravigliosi con lui. Questo in particolare, che non mi ricordo quale fosse. Magari quello in cui recitava Dante Alighieri, Allen Ginsberg. Non me lo ricordo più, però mi ricordo benissimo che c'era lui in Pasolini. Scena e Steve Lacy, Steve Potts e Jean-Jacques Avanel. Io ero molto emozionato da questa roba, soprattutto per me poi fu un inferno, mentre c'erano, loro avevano fatto lo spettacolo, mangiavano il risotto e io suonavo il piano sui film muti, cioè mi sentivo un po' una pippa. Però ero molto contento di averci potuto parlare, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto loro, dopo, alla fine del film, hanno preso gli strumenti e volevano fare la jam session, free, come si usava in quegli anni. A me non mi sembrava vero. Allora ho mollato il piano approssimativo che suonavo, ho preso il piffero, abbiamo suonato. E quindi all'epoca io ero consapevole di questo, che eravamo talmente pochi a suonare il clarinetto in un modo che non fosse alla Benny Goodman, che comunque era facile farsi notare. Cioè, a me mi è andata di lusso per questo alla fine. Cioè, era una sfiga pazzesca, perché nessuno voleva sentire il clarinetto, ma chi capiva la cosa, ma il clarinetto così comunque non si sente. Adesso è diventato normale, ma quando ho cominciato io eravamo veramente pochissimi in Italia, forse due, io e Mauro Neck, che abbiamo poi la stessa età, e all'insaputa non dell'altro abbiamo fatto un percorso, ma pochi erano, veramente pochi, anche in Europa, pochi. E quindi, con mia grande sorpresa, io ero al settimo cielo, ma Steve Lacy era molto colpito da questo mio piffero. E allora dopo, quando l'ho riaccompagnato in hotel in centro, era una serata uggiosa di autunno, con la nebbia, la pioggerella, no? Davanti a sta porta dell'hotel, ci salutiamo, lui con grande trasporto, mi diceva, no? E poi io alla fine me ne vado, e sento lui che proprio dall'altra parte del corso, deserto, salutandomi con la mano, fa: Gabrielli, please, keep on play, continua a suonare, sì, sì. Non smette. Perché io gli avevo detto, guarda, io in realtà sta cosa faccio per divertirmi, perché poi fa Mozart, cioè io ero attrezzato anche psicologicamente a vivere questo come un divertimento e quello come un lavoro. Ma questo Keep on Play di Steve Lacy mi ha risuonato dentro la testa nei momenti peggiori, poi quelli in cui proprio avevo bisogno di, ma che sto facendo, ma davvero? Cazzo, me l'ha detto Steve Lacy, non lo devo fare. Che bello, che bello. Ma lui era una persona di una dolcezza, di un'eleganza... Era fortissimo. Incredibile. Io da ricordo... pochissime parole. E come suonava. Sì. Un less vecchio saggio, less is more, less is more, less il cane, bau. Lui era, e io ne ho conosciuti due, uno lui che non so, che io li assimilo nella stessa cosa, lui e Steve Swallow, sono gli americani nel senso migliore dell'accezione dell'americano, cioè quelli liberi di testa, puri di cuore, un po' anarchici, ma profondamente democratici, curiosi, senza barriere, disponibili all'emozione senza che l'intelletto li annichilisca, come spesso fa con noi europei. Cioè, perché noi, l'americano qualche volta noi ci fa l'impressione di essere un po' cowboy, no? Un po' ingenuo. Cioè. Però cazzo, l'America ha dato alla cultura di questo secolo una chance enorme di non soccombere. Loro due per me sono quello, cioè l'America buona, come se dello stesso paese fosse nato l'invito al conformismo e poi la battaglia assoluta allo stesso conformismo, no? Ci sono dei personaggi che ti hanno accompagnato nella tua carriera, uno di questi è Enrico Pieranunzi. Enrico e continua imperterrito a farlo meravigliosamente. personaggio strepitoso che conosciamo bene. Thank you.
è nato il sodalizio con lui, cosa vi spinge ancora oggi a ricercare, fare delle cose insieme? Nel 2000 avete registrato Racconti Mediterranei, che è uno dei dischi che io ricorderò per sempre, che è un disco di immensa poesia, con Mark Johnson in trio, un lavoro in cui è un disco di jazz da camera, quello, no? Mi piace definirlo in questi termini, perché non c'è batteria, non ci sono altri strumenti che possano in qualche maniera andare a rompere quell'interplay naturale che poi era venuto fuori tra voi tre. Cosa ha rappresentato per te quel disco? Ovviamente per me quello è stato uno degli snodi fondamentali della mia, con una parola che odio, chiamiamola, carriera, no? Perché è stato un disco, appunto, felice. Cioè, uno di quei lavori che nascono e miracolosamente capisci subito che dici, ma questa è una roba veramente bella, che va tutto a posto da solo. Come quasi sempre succede in queste cose, quello è stato il frutto di una grande riflessione da parte di Enrico. Ma io e Mark abbiamo letto a prima vista in studio le cose che stavamo suonando, quindi ci veniva pezzo dopo pezzo chiaro il quadro di quello che stavamo facendo, era molto... E se mentre lo fai c'hai mille altri problemi, tra l'altro fu segnato anche quella registrazione, da un dettaglio per niente secondario, è che noi abbiamo registrato al Teatro Comunale di Gubbio. Gubbio è una città meravigliosa, in mezzo ai lupi, non a caso era di Gubbio il lupo con cui parlava San Francesco, no? Quindi di lupi. È anche uno dei posti più freddi della già fredda Umbria, e mi sembra che fosse febbraio. Questo teatro noi ci registravamo perché in quei giorni era chiuso agli spettacoli. Solo che questo implicava il fatto anche che non ci fosse il riscaldamento. E quindi noi suonammo con ciascuno una stufa di quelle a sole, sai, che c'erano nelle scuole elementari degli anni 60. Quelle. Quindi io avevo una mano e un pezzo di clarinetto rovente e un altro pezzo di clarinetto e un'altra mano gelata. E tra l'altro questa cosa si sente, perché vabbè, il clarinetto è uno strumento come tutti, cioè sono gli strumenti musicali che nel 90, al 99% sono di legno, sono sensibili alla temperatura in modo molto maggiore di quello che uno pensi. Il clarinetto e gli strumenti a fiato in generale lo sono anche per un altro, è che tu ci soffi sempre dentro a 36 gradi centigradi e mezzo, quindi quando la temperatura esterna è molto più bassa di quello, il fiato non si trasforma in aria ma in acqua, in condensa, che rende impossibile il controllo di qualsiasi cosa. Soprattutto una musica come quella, che è più musica classica, che è tutto pianissimo, certo, il soffiato, il soffiare, l'intonazione diventa, no? E l'intonazione è la cosa che soffri più, perché un clarinetto freddo cala e un clarinetto caldo cresce, l'intonazione. E il pianoforte è il contrario, quindi il pianoforte freddo cresce ed era un inferno, una fatica. È l'unico disco in cui io infatti ho delle note più basse, perché io sono abituato a crescere casomai, ma mai a calare. Quando cresci riesci ad aggiustarti verso il basso, quando cala o gliene tagli un pezzo d'epifero, ti tieni che cala. Quindi era una fatica improba. Malgrado questo c'era un'eccitazione talmente inspiegabilmente grossa. Il problema era sé per tutti, le mani blu di Mark che non si muovevano. Chi lo direbbe, perché poi fate le robe. È chiaro che il risultato, cioè, è di quelli che fu una bella sofferenza questa registrazione. Malgrado questo, ci avevamo, cioè, non so. Perché c'era la musica del Rico. Certo. La musica del Rico che era, e devo dire che lì c'è lo zampino di questo personaggio irripetibile nella sua follia, che è Michelin. No, perché senza nulla togliere ovviamente a Enrico, perché la cosa, Racconti Mediterranei è Enrico. Però come Tonino Michelin, che era il produttore dell'Egea, è riuscito a
inchiodarlo a quella parte di sé, no? Perché Enrico comunque fino ad allora aveva registrato forte anche della sua storia, collaborazioni con Chet Baker, con Phil Woods, con Licon. Ha registrato in trio, cioè lui erano gli anni dello Space Jazz Trio, che vinceva tutti i premi possibili. Sferre e Pietro Paolo. Anche la collaborazione con Mark e Joy, cioè, è jazz, Enrico, c'ha questa anima proprio jazz. Però poi ce n'aveva un'altra, che lui in qualche modo aveva sempre coltivato, ma che nell'ambiente di riferimento in cui si muoveva non era accolta come una cosa interessante, perché quella sensibilità all'epoca ancora non era sviluppata. Il pubblico non era pronto a coniugare i linguaggi. Più che il pubblico non erano i corpi intermedi, erano i discografici, i direttori di festival, sì, i giornalisti. Era proprio questo. Forse il pubblico. Il pubblico ascolta. Il pubblico dimostra che quando tu gli dai una cosa che in cui tu fai il meglio, ti viene dietro, no? Yeah. E questa è andata. Faccio una piccola parentesi. YouTube, che ogni tanto regala delle cose pazzesche, da pochissime settimane, io non so chi è l'uomo che ha pubblicato la registrazione che fece Rai 3 di quel concerto al Morlacchi di Racconti Mediterranei, dove non si può guardare perché io tipo... Me l'avevi segnalato. Peso 40 kg, ho cioè tutti i capelli neri. Vabbè, ci sta nel 2000, 21 anni di distanza. Però è pazzesca, la cosa che colpisce è la reazione del pubblico, c'era sto teatro Morlacchi gremito, impazzito per questa roba tutta soffusa, diversa da quello che si sentiva oggettivamente. Non mi accampo il merito, quello è Enrico. Enrico è Miscena. È Mark Johnson e Gabriele Mirabassi, mi permetto di aggiungere. Noi eravamo prestatori d'opera, però per me è stato un momento fondamentale. Uno, perché mi ha dato una grossissima visibilità, io ancora avevo 30 anni, no? Avevo fatto il disco con Galliano, però quello per me è stato importante per la carriera. Perché quello comunque è stato un disco che ha venduto molto, un disco che ha fatto discutere, ha anche spaccato un po'. Appunto il mondo del jazz, no? Nei puristi e in quelli sì, che poi uno che si professa purista del jazz di per sé è secondo impossibile, me è una contraddizione in termini, ma comunque non è una musica io non pura. Non metto è una musica spuria già al 100%, cioè, è una musica meticcia. Tu mi citavi Artie Shaw, che nel 1942 mi faceva i dischi di swing col clavicembalo, cioè, mi fa scandalizzarsi. Comunque ottenendo l'effetto che poi c'è stato. Comunque essere cresciuto qui, aver vissuto qui, in questa terra dove... Guarda, io sono vissuto e cresciuto qui letteralmente. Letteralmente, cioè, infatti qui. Da quello... Sì. Questa è casa di mio nonno. Questo ha influito anche in parte... Totalmente, anche il tuo rapporto con Egea, cioè... Dunque, un discorso è il rapporto, diciamo, un discorso è il rapporto con la musica. Nel senso il rapporto con che... la musica. Io ho sempre ricevuto forti pressioni... Da giovane soprattutto, dice, ma che stai a fare qua in mezzo ai cinghiali? Anche non vai a Milano, a Roma, o meglio ancora a Parigi o a New York. E dici, ma perché devo andare a Parigi, a Milano, a New York? Non ci sono i cinghiali. Che non ci sono manco i cinghiali? Dove la qualità della vita non ha... Senti sto fringuello, che meraviglia, che ci accompagna qua. Dove lo trovi? A Parigi. Che me ne vedi in più, no? In più questa è una terra... Sentilo. È una terra... Da un certo punto di vista molto chiusa. Io ho tutte le chiusure della mia terra dentro di me, non sono uno. Adesso poi con l'età, il freno inibitore sì anche, ma insomma non sono mai stato facile al rapporto umano aperto, no? Ma anche una terra che ha questa sua chiusura, un enorme provincialismo. Io infatti non ho nessun radicamento qui, poi professionalmente ho sempre suonato ovunque, meno che qua quasi. Però allo stesso tempo ti pone un problema forte di identità. No, noi non siamo fortunati come voi, napoletani, come voi, pugliesi, dove avete un'identità forte ed estroversa e riconosciuta, no? Cioè, voglio dire, avete una musica, una lingua che è in qualche modo condivisa. Cioè tutti gli italiani cantano Sole Mio, anche l'immaginario.
vi riconosciamo un pezzo della cultura nazionale nella vostra, noi nessuno sa qual è il dialetto perugino, che fa schifo. Nessuno, io non conosco una canzone perugina, mentre ne conosco tante napoletane. No. Però allo stesso tempo questa è la terra di Piero della Francesca, degli Etruschi, cioè tu qua sbatti la testa quotidianamente. In mezzo a questi boschi qui ci sono cose incredibili, ruderi di chiesette con gli affreschi del 200, robe che andando a cogliere i funghi tu sbatti la testa in queste robe e che ti danno una visione poi alla fine di quello che sei, di quello che vuoi fare, volente o nolente. Allora, quando io facevo la musica classica, sto problema l'avevo in certa parte risolto, no? Beh, quando ho cominciato ad andare di là, dico, ma io ci ho sempre avuto, ma sì, va bene, è bellissimo, a me mi arruglia tutto qua, però che c'entro io questa roba? Come posso veramente aderire? Se io apro la finestra, non ho le piantagioni di cotone e né tantomeno la concitazione della quinta strada, ma il cinghiale che poi si trasforma in piacevole salsiccia, non è che... Come faccio ad essere jazzista? Ecco, questa è la risposta che ho trovato anni dopo in Brasile, per puro caso. E che Enrico e questa esperienza, e Egea, Egea è stata un'esperienza fondamentale per questo, perché mi ha costretto, incitato, me più di tutti per ovvie ragioni, ma lo stesso Enrico, cioè, a fare una riflessione profonda legata a quello che è il centro di tutto quando si parla di musica, poi c'è quella della tua identità. Egea si chiama Egea e non è un'etichetta né greca né, ma sta in Umbria, dove l'Egeo è più esotico quasi che New Orleans apparentemente, invece no, c'ha un tempietto greco come simbolo, come logo, e ha incentivato proprio questo aspetto, quella, attraverso questa figura di questo produttore con una visione, che ha imposto una linea poetica. Calabrese, tra l'altro. No, non tra l'altro, calabrese di Locri, che è conosciuto per tristi motivi, ma in realtà Locri e Pizzefili era una delle città più importanti della Magna Grecia. Questa è la Locri a cui lui fa riferimento, dalla quale poi dall'altra è scappato, infatti è venuto qua, ma quella gli è rimasta dentro. No. E allora lui dice, a me era molto, allora il mio rapporto con Egea è molto diverso da quello dei miei colleghi per una questione contingente, no? Chiaro. Questo Michenà, che è un personaggio assurdo, lo so che tu conosci, però non so se sai tutte le sfumature del suo percorso che sono tortuose. Michenà nasce come neuroscienziato. Non conoscevo. Ecco, vedi. Lui ha fatto l'università, era un neuro... non so, neuro che cazzo. Studiava il cervello. E fece anche un dottorato negli Stati Uniti, dove che ha passato un anno in un'università importante americana a vivisezionare il cervello dei topi, per dirti. Quindi c'è un approccio, da un lato, estremamente scientifico, ed è così che è arrivato alla musica. Perché la musica è uno stimolatore di pattern neurologici. Cioè... ridotto da una musicofilia. Bravissima, non sanno tutto questo. Ah, io ho cominciato a leggerlo e mi ha appassionato tantissimo. Quindi... questo, diciamo, è il campo d'indagine di Editori. Allora, lui si è stufato subito dell'ambiente accademico e scientifico e già grande, già con i capelli quasi bianchi, si iscrisse al conservatorio a studiare composizione. Negli stessi anni in cui io lì studiavo clarinetto, ma molto più giovane. Io però, a partire dai miei 15 anni, avevo fondato il mio interesse specifico era quello della musica contemporanea occidentale. Quella era la mia specialità. Io mi vedevo da grande fare quello. Avevo fondato questo gruppo che si chiamava Artisanat Furier, citando il secondo movimento, niente un po' di meno che, delle Marteau Saint Maître di Boulez, cioè roba. E io facevo quello, ho conosciuto John Cage, ho lavorato con lui, cioè io mi vedevo in quella cosa lì.
poi sono finito a fare lo sciolo brasiliano, pensate. Però il... Hai trovato la tua anima. Pian piano, però tutti questi percorsi sono stati fondamentali. Allora, sto Michelin, io l'ho conosciuto perché? Perché io ero, a differenza di tutti i miei colleghi di studi che scappavano a gambe levate quando si prospettava, io mi mettevo a disposizione degli allievi di composizione per suonare i loro elaborati, cioè loro scrivevano dei pezzi e per fare i loro esami, i loro saggi, imploravano qualcuno che glieli suonasse e non trovavano mai nessuno. Io invece, che volevo fare quello, mi dice no, io lo faccio io, scrivi per clarinetto, faccio io a tutti questi. Perché una città come Perugia non è che c'erano tante, per me quello era quello che volevo capire come funzionava. E quindi ho conosciuto Tonino in veste di compositore, quindi eravamo, io ero manco maggiorenne, lui era più grande, però ci conosciamo prima che io diventassi jazzista e lui facesse jazz. In particolare, lui ha fatto tante cose poi legate soprattutto alla didattica della musica, approfittando di questa sua conoscenza del cervello, eccetera, eccetera. E poi è approdato alla registrazione. E lì è stata la prima grande intuizione geniale che lui ha avuto. Ha messo in piedi un'etichetta di specializzata in musica medievale e rinascimentale. Madonna, non si può di niente di nuovo. No, ma tanto il primo disco Quadrivio. Di Gea nasce tutta l'etichetta Quadrivio. Esatto. Nausica nasce tutto Quadrivio. Non è Nausica. No, qual era? Era il tuo con... Era il mio con Galenò. Esatto, sì, è vero. Nausica fu, credo, il primo disco marchiato in genere. Sì, era Gea, sì. E non era forse nemmeno Nausica, o sì, o se no... Nausica o Neoplia. Bravissimo, bravissimo. Basta, quindi? Allora, questa... E lui fece questa Quadrivium, all'epoca anche la filologia legata all'esecuzione e alla ricerca delle fonti di quel repertorio antico era abbastanza pioneristica, no? Oggi anche ormai è diventata la cosa più importante nella musica classica, eccetera. All'epoca ancora. E lui dice, noi qua possiamo fare una cosa veramente di grande qualità senza i soldi che non abbiamo. Perché dice, noi non ci possiamo permettere un investimento economico, eravamo studenti tutti, tipo Abbey Road, tipo gli studios, per... oggi se vogliamo fare una cosa competitiva che nel mondo abbia un senso, o te confronti con quella tecnologia nella registrazione, oppure fai una roba dilettantistica, a meno che non metti in campo il tuo know-how e un patrimonio, quello sì, irripetibile, che nessun giapponese americano, le acustiche naturali originali. Questa è stata l'inizio di tutto, questa visione di Michelin, che dice volete la musica del 300, fantastico, e io ve la registro nell'acustica del 300 dove questa roba è nata. Ah, trovamela un po' tu a New York l'acustica del 300, se sei capace. Molti concerti di presentazione di dischi Egea si tenevano negli auditorium piccolini. I concerti, le registrazioni. Egea non aveva uno studio. Egea aveva due Neumann, due Adat all'epoca, e Michelin che li sapeva posizionare. Fine. E un fonico che obbediva. Questa era Egea. Quindi cos'erano, madrigali? Prima ancora musica dell'Ars Nova. Esatto. E intant'è che questo catalogo Quadrivium poi se lo comprò tutto la Philips, mi sembra, a un certo punto, perché era robe... Quindi fu un'intuizione geniale. Però all'epoca era molto circoscritto, no? La scena. A un certo punto io appunto, con questo rapporto che avevo con lui, tramite la scuola, eccetera, gli facevo comunque un sacco di lavoretti, stando qua, no? Quando serviva qualcosa ero sempre disponibile, perché per me era tutte robe per imparare, anche un'infinità di registrazioni per i bambini, per le cose. E nel frattempo avevo cominciato una carriera, no? Quindi diciamo che si capiva che avevo le potenzialità per essere uno che sarebbe diventato visibile, no? E lui era dispiaciuto, io lo capivo, ma mi ha detto così, che non riusciva, che comunque il mio strumento nell'Ars Nova non era stato ancora, è stato inventato 300 anni dopo, quindi non potevo partecipare a questa cosa. A un certo punto succede una roba stranissima, che un ignoto fisarmonicista,
francese viene a suonare in un teatrino a Umbertide. Un mio amico con cui suonavo jazz per gioco nei locali qui aveva organizzato un piccolo festival e ha invitato a sto concerto di fisarmonica sola, in anni in cui la fisarmonica era sinonimo di liscio. Nessuno appassionato di jazz sarebbe mai passato per l'anticamera del cervello di andare a sentire un concerto di fisarmonica, e quello lo lasciava il nonno. Tant'è che a questo concerto del suo fisarmonicista ignoto, in questo piccolo bellissimo teatro antico di Umbertide, non avevano venduto manco mezzo biglietto. E allora l'amico chiama gli amici, il pomeriggio alle 5, senti, stasera c'è il concerto di questo, per favore venitemi a sentire, per noi vi fanno trovare qualcuno davanti, ho sentito il soundcheck, è fighissimo, tu pensa, con la fisarmonica fa gli accordi di Evans, è una roba, e io che lo prendevo in giro, ma dai, ma che me fa la fisarmonica, voglio anche la bruschetta con le salsicce allora, cioè, che... E poi ci troviamo a questo concerto in 8 persone, io con la fidanzata che nel frattempo è diventata moglie, un altro personaggio che all'epoca faceva il ferroviere e che poi è diventato uno degli agenti più importanti del jazz italiano, che era il povero Mario Guidi, con la moglie, l'organizzatore, e la moglie è un altro nostro caro amico che è un altro grande musicista della zona che sta ad Assisi, si chiama Ramberto Ciammarughi, con la fidanzata dell'epoca. Questa era la platea che ci aveva questo signor sconosciuto Richard Galliano a sto concerto. Sentiamo sto concerto, era effettivamente, per delle orecchie che avevano associato la fisarmonica per tutta la vita, un'altra cosa, un'esperienza fu, a prescindere se piace o no, il valsamusette, cioè, ma anche questa idea del valsamusette applicato era un'idea che era molto affine a quella che nel frattempo noi per altre vie stavamo cercando di elaborare proprio in virtù del non essere a New York. Insomma, ovviamente finiamo tutti a cena. E questo Galliano, che era lì con la moglie, era tutto contento perché era in realtà voleva fare un viaggio nella sua terra di origine. La grandezza. Perché la grandezza. I suoi nonni venivano da quella zona lì, dall'Alto Tevere Umbro, no? E lui voleva vedere le sue radici. E ha fatto il concerto, non c'era nessuno, ma era contento lo stesso, tanto era abituato perché non lo conosceva nessuno. E allora dico, ma quando ci siamo conosciuti, ah, mi hanno detto che tu sei bravo, suoni il clarinetto, ma il mio sogno è fare un disco magari con un clarinetto. Magari passava a Castelfidardo a vedere come faceva. Sì, esatto, perché lui c'era una ovviamente la fisarmonica Vittoria fatta a Castelfidardo. E ho sentito, parlano tutti benissimo, dite, sai, io ho un grande sogno fare una cosa con clarinetto, perché ci sono i precedenti storici, Tony Gumina con Buddy De Franco, un altro con Benny Goodman, una roba che conosceva solo lui. Sì. Ma sarebbe bello, facciamo due note, io sto qui ancora una settimana, e io dico, ah, cazzo, bello, sì sì, no, ci organizziamo, dimmi dove sei, qual è il tuo hotel, no? Vedo come possiamo fare e ti chiamo. Il giorno dopo vedo Michenay, dico, cazzo, ieri ho sentito un francese suonare la fisarmonica, ma non ci si può credere, ma fa delle robe, ma tu non puoi capire, eccetera. Ma invitato a suonare, non so dove, cioè, guarda, il Morlacchi sti giorni è vuoto. Noi parliamo col custode, che è un amico nostro, gli diamo un piatto di pasta e noi vi aprono il palco e noi portiamo i nostri noi, ma nell'Adat, e vediamo che cazzo succede. Avete registrato in quell'occasione. E allora, al buio, perché non c'erano accese manco le luci del Morlacchi che era chiuso, acustica bellissima, questi con i microfoni giusti, acustica vera, eccetera, per divertirci, capito? Richard diceva, guarda, sto pezzo secondo me funziona, mi metteva il pezzo, sul leggevo. Lo leggevamo registrandolo per giocare, solo che erano tutti buoni alla prima. Era veramente anche un'altra di quelle robe, no? Che dici, ma com'è? Che pare che avevamo suonato insieme tutta la vita.
Canetta fisarmonica si sposano in modo naturale e siamo usciti. Non a caso nella musica klezmer sono due strumenti. Ma pure nel liscio, ma pure certo. In tutte le aglie del Mediterraneo c'è un clarinetto certo. Fisarmonica, ci sarà un motivo, no? E in fondo la fisarmonica ogni suono lo produce un'ancia. La fisarmonica è un'enorme orchestra di clarinetti da solo. Mio padre suona la fisarmonica. Eccola. E quindi usciamo la sera, ci troviamo che ascoltiamo Stiata, cazzo era una roba, ma perché non proviamo a pubblicarla? Che lei non è tutto contento, non c'aveva contratti, niente, all'epoca era tipo, aveva appena fatto, ma tipo era uscito il mese prima quel disco primo, Super Label Bleu, New Muset, con Philippe Catherine, cioè, ma ancora non aveva fatto in tempo, però immediatamente dopo, guarda caso sì, quindi fra che? Loro si organizzano, però lo fanno uscire, cioè, nel frattempo sto Galliano era improvvisamente esploso, era diventato famoso, lo conoscevano tutti, e questa roba ha fatto sì che sto disco, fatto per gioco in quel modo, il mio, che all'epoca, nel 90 abbiamo registrato, sono del 67, non ho ancora fatto in tempo a fare niente, poi stavo a Perugia, no a New York, la roba l'altra, su sto disco ha fatto un botto allucinante, tu pensa che ancora si vende, c'è un disco del 90, c'è roba da mano. E Giappone, ma nessuno se l'aspettava, era nato sotto tutto un altro. Quindi quella sera lì è successo che io, Egea è diventata l'Egea, perché ha pubblicato sta cosa e subito dopo dice, no, allora Torino si è seduto e ha detto, adesso facciamo una cosa, pensiamo, e ha chiamato Piero Annunzi, gli ha commissionato Nausicaa con Rava e ha chiamato la De Vito e gli ha commissionato Neoplia. Tra l'altro, e un altro disco con Fresu, Furio e John, Taylor, che sì. Si chiamava Contos. Esatto. Questo è l'inizio delle G. Poi con alcuni di questi musicisti, soprattutto Enrico, che è stato quello che ha capito, perché aveva nella sua storia, lui insegnava pianoforte classico al conservatorio. Suo fratello è il primo violino del San Carlo, quindi cioè, lui parlava di musica classica con una cognizione meno naif, con tutto il rispetto degli altri colleghi che erano invece puramente jazz, no? Quindi data la tua appartenenza, io stavo a casa lì, e questa cioè, la tua casa, spostandoci un po' verso la Puglia, la tua esperienza con 12 lune. Vabbè, è tutta un'altra cosa, è molto proprio, tardiva, è molto tardiva ed è un fatto essenzialmente affettivo, perché io ho conosciuto per via e per caso, non tanto tempo fa, ma sono fra i miei migliori amici musicali e non solo adesso, questi due personaggi pugliesi meravigliosi, che sono Pierluigi Balducci e Maurizio e Nando di Modugno. I musicisti sì, sono. Che sono uno accorato e l'altro bisceglie. E con loro abbiamo cominciato a suonare, ci siamo divertiti in un casino, trovati benissimo. E quindi dopo un po' abbiamo detto, ma dobbiamo registrarla sta cosa che facciamo. E questo ha coinciso col periodo in cui Egea ha interrotto la produzione, perché per 10 anni uscirà, tuttora è lì, ma vuole smettere, vuole tornare. Ha interrotto l'Egea perché ha questo lavoro solo lui gli poteva succedere. Lui è direttore artistico di uno dei più grandi festival di musica classica del Sud America, a Cartagena, in Colombia, sì. Sul Mar dei Caraibi, quindi sì, vive a Bogotà. La perla dei Caraibi. E ma è un posto, capito, questo festival enorme, dove c'è ogni anno i Wiener Philharmoniker, la London Symphony, cioè una roba veramente bella. Che lui ha, ovviamente con le sue competenze, ha contribuito a far crescere in modo esponenziale. È veramente adesso il Festival di Musica Classica del Sud America. Ma adesso con i recentissimi avvenimenti sarà un bordello anche lì, però. E quindi però sta cosa non gli ha dato più possibilità di continuare con Egea. Adesso che lui sta per concludere il secondo contratto che ha firmato con Cartagena, che erano due contratti di 5 anni, e si è stufato di stare a Bogotà e vuole tornare qui, ha rimesso in cantiere la ripresa dell'Egea, che ha fatto due dischi adesso nuovi, che dovrebbero preludere a una ripresa delle attività, anche se in un contesto, anche discograficamente, mutato. Quindi
Quindi in quel periodo in cui sono stato orfano di Egea, che per 30 anni è stata la mia casa madre, io ho fatto tutti i dischi per loro, non c'è mai stato nemmeno di farlo un contratto di esclusiva, perché era evidente che io facevo, ero parte di quel suono e quel suono era dentro il mio percorso, cioè quindi era un rapporto, come dire, naturale con loro. Quando si è interrotto, io poi ho cominciato a fare, come tutti, dischi un po' a destra e a sinistra. I 12 luni mi sono sempre piaciuti un sacco, perché Maurizio e Gabriele, i due, Rampino e Bisocchetti, sono due puri, sono due appassionati veri, che fanno le cose con affetto, che in questa fase della mia vita è l'unica cosa che conta. Per cui, unendo l'affetto per la Puglia e le sue burrate e mozzarelle, per Nando e per Luigi e per i due 12 lune, è stato lo sbocco naturale fare questa cosa per loro.
Tra l'altro, questo disco che è uscito qualche anno fa, Amori Sospesi, questa formazione poi con Nando e Pierluigi, Valduce e Di Modugno, è una formazione cameristica, Ma se tu guardi quello che ho fatto io nella mia ancora, vita, no? Perché tutta la c'è tua vita. la chitarra basso, non Non c'è nel solo, basso ma elettrico, la nel... chitarra, Nando è uno che mi somiglia moltissimo. Nando insegna al Conservatorio di Bari chitarra classica, cioè è un chitarrista classico Sì, ma si prestato al sente pari jazz. qua. A proposito, anche il disco con Roberto Taufik, che è Ecco, stupendo, Taufik, stupendo. che è stato poi... Taufik è un altro capitolo. Taufik appartiene al capitolo Brasile, che è quello che ha rivoluzionato e scompaginato tutte le carte in tavola. Forse ci vuole la corazzata Potionkin, diventa sta cosa se parliamo del Brasile. No, dobbiamo parlare del Brasile. Tra l'altro, avendo citato un attimo Roberto Taufik, avendo citato il disco con Galliano e una serie di progetti che tu hai registrato con Egea, parlo ad esempio del progetto con Stefano Battaglia, c'è una dimensione caratteristica che ti accompagna, che è quella del duo. Sì. Bravissimo. Che cosa ricerchi tu in una dimensione del genere? Perché il duo sembra qualcosa, non è un gruppo, c'è qualcosa di sospeso che resta lì nella definizione della musica. Come ti ci rapporti con una Ma dimensione io più del genere? che sospeso direi di sottinteso. Ma la musica pertiene alla sfera degli affetti. Il maggior coronamento dell'affetto è in duo. Cioè,
cioè all'amore si fa in coppia. Cioè, poi ci possa essere un affetto universale, comunitario, quello, ma è diverso da quello del duo. Nella musica si riesce a penetrare questa dimensione affettiva fino in fondo se si è in duo, secondo me. Anche perché in un duo non c'è il rischio del padrone. Io non... Che tra l'altro io amo fare il sideman e lo faccio dalla mattina alla sera e mi metto in gioco e molti me lo rimproverano. Ma guarda quello, suona con tutti. No, a parte che non è vero. Me li scelgo, qualche volta sbaglio, mi capita, no? di mettermi in gioco perché ho sentito, perché ho creduto di capire, poi mi trovo lì, cazzo, no, non è come me l'aspettavo, e vabbè, ma ho il rischio che si può correre. La maggior parte dei casi invece i miei incontri sono stati meravigliosi, ho sempre imparato un sacco di cose, perché io mi sento comunque un artigiano che mette le mani in pasta nella musica altrui, e io... Per me funziona così, per altri non è così. Per esempio Enrico, Pierannunzi, è uno che invece tende a fare la sua cosa. Benissimo. Io ho bisogno invece di fare, di entrare nelle vite degli altri. E lasciare il segno, e ci riesci meravigliosamente. Ma lasciare il segno, non lo so, cioè, ma perché spesso mi danno abbastanza spazio le vite degli altri. La musica è bella per questo, no? Perché non importa di chi è. Cioè, nel momento in cui la fai diventa la tua, poi diventa di chi la ascolta, e poi diventa, e poi dopo tu la lasci nel mondo e fa la sua vita come i figli, no? Allora, tu hai lasciato una firma, un segno, più che la firma, un segno incredibilmente bello in un lavoro di Gian Maria Testa. Il tuo clarinetto in rock, che è un brano struggente, è tra le cose più belle che si possano ascoltare nella produzione del cantautorato nobile italiano degli ultimi anni. Ma non era così che mi avevano detto il mare. No, non era così, e poi tanto di notte cosa vuoi mai vedere? Qui c'è uno che grida, che dice che è tardi e bisogna partire. Qui c'è uno che grida e si deve partire. E mio padre non c'è, è rimasto da solo a masticare la strada, perché dice che tanto sarà guerra comunque e dovunque si vada. L'ho lasciato alla porta di casa che sputava per terra come fosse un saluto. L'ho lasciato che sputava per terra come se fosse un saluto. Come un ladro di notte in mano a un ladro di mare. E mio padre alla porta di casa che guardava per terra come se avesse saputo. E mio padre che guardava per terra come se avesse saputo. Thank you.
come on, I'll have a mother boo. I can't live on a summer boo. I'm gonna feel boo. Gian Maria, noi abbiamo suonato insieme 20 anni e abbiamo suonato insieme continuativamente, ma tutte e due ci siamo sempre riservati un nostro spazio a latere di quello nostro percorso principale. Quindi ho sempre fatto le mie cose, lui ha sempre avuto un suo gruppo con cui suonava le sue canzoni e poi facevamo questi concerti in duo. Poi per un lungo periodo abbiamo fatto quella che si dice un'operazione di successo, questo trio con Henry De Luca, che si chiamava Chisciotte e gli Invincibili, che è documentato in un DVD, tra l'altro, molto bello. E con quello abbiamo fatto più di 300 spettacoli in giro per il mondo, perché lo facevano anche in francese. Quindi l'abbiamo fatto in tutta Italia, in tutta la Francia, in tutta la Svizzera francofona, in tutto il Canada francofono. Abbiamo suonato e vissuto insieme un sacco. Era un bel trio quello, di convivenza, cioè, pieno di cose da imparare, tutti da tutti, io più di tutti gli altri due, come al solito, cosa che non mi succede più da anni, però all'epoca era normale, ero il più giovane e quindi quello che c'aveva più da guadagnare. E poi comunque abbiamo fatto sto duo, anche lì abbiamo suonato tantissimo, in mezza Europa con Gian Maria in duo, e non abbiamo, a parte ecco, nei dischi, soprattutto in quello a cui fa riferimento te, che è da questa parte del mare, dove lì c'è un mio intervento abbastanza sostanziale. Tra l'altro lì il produttore musicale era Greg Cohen. Ci siamo divertiti un casino. C'è anche Frisello. C'è Frisello. Era un disco già dove era anche per uno strumentista, c'era uno spazio più facile, più agibile che il cantautorato voce e chitarra, che è molto più delicato. E con Gian Maria, porcaccia la miseria, il grande. Eravamo molto legati al punto che per 20 anni sua moglie era la mia agente di tutto. Cioè io non possedevo un'agenda, un calendario, una cosa, faceva tutto lei. E quindi ci sentivamo tutti i giorni. Eravamo molto legati e dopo tutti questi anni finalmente avevamo programmato questo disco in duo. E doveva succedere, ci avevamo già lo studio prenotato, ci avevamo già una tournée di 30 concerti in Francia. Quando lui si è ammalato,
e non abbiamo fatto in tempo a farlo. Tra l'altro era un disco che avevamo, ci avevamo messo 20 anni a partorirlo, no? Dici, ma disco di canzoni io dal mio, dici, ma io che ci faccio in un disco di canzoni, lui dal suo, dici, ma io ho il mio gruppo con le canzoni con te, dobbiamo, in questi anni abbiamo trovato una cosa, cioè, era un disco, tra l'altro anche per lui sarebbe, era una sfida, perché per la prima volta avrebbe fatto un disco non di pezzi suoi, ma di interprete, lui è un grandissimo interprete, e avevamo selezionato in 20 anni un repertorio di canzoni d'amore da fare in duo, porca miseria, e non l'abbiamo fatto in tempo. E Gian Maria per me è stato un altro incontro importantissimo, non solo perché lui aveva una grande qualità che hanno le grandi persone, quello di essere dei motori che facevano collegare le persone fra di loro. Io è attraverso Gian Maria che sono diventato amico e collaboratore assiduo di Henry De Luca da un lato, di Mario Brunello dall'altro e quindi di Lucchesini dall'altro, che sono persone con le quali adesso, dopo anni, fanno parte della mia cerchia normale. È assurdo che a me, col percorso classico che ho fatto, Brunello me lo presenta il cantautore che non sapeva leggere la musica e faceva il ferroviere. Però è andata così. No, ma... cioè, questa era la grandezza, una delle grandezze. L'hai definito una grande persona, probabilmente sì, è quella, è quella la definizione giusta, a prescindere dagli aspetti. Persona. Sia lui legati. Che Harry, perché è un altro così. Eh sì. E quindi, insomma, la storia di Gian Maria è stata una delle tanti filoni paralleli che, appunto, se io di che cosa mi sarei privato se mi mettevo a dire no, io faccio solo i gruppi miei, suono solo la musica mia, tutta sta meraviglia dove l'andavo a pescare, ma tutte le lezioni che ho ricevuto, perché la più grande poi su un piano proprio disciplinare, tecnico, che mi ha insegnato Gian Maria, io da musicista puro, strumentista, cresciuto da piccolo studiando Brahms, io non avevo mai ascoltato una canzone, tutti i miei coetanei, no, cantavano cose che a me non mi dicevano niente, non riuscivo a seguire parole, se mi piaceva la melodia bene, se no le parole rompevano le palle perché mi distraevano dalla musica. Quelle che piacevano a me, appunto, i leader di Brahms erano in tedesco, frega un cazzo le parole. E invece Gian Maria mi ha insegnato innanzitutto il miracolo di equilibrio fra parole e musica, che è la canzone nell'accezione più alta del termine, che a me sfuggiva completamente, che io da bravo jazzista subivo e vedevo con una certa stupida e ottusa superiorità immotivata. E dall'altro mi ha insegnato veramente la parola, che è stato in portoghese dicono ferramenta, strumenti, degli strumenti fondamentali con cui ho potuto poi approfittare fino in fondo della mia altra grande esperienza, che è stata quella brasiliana, dove la parola e la musica raggiungono nella loro scuola. Chico Buarchi è come mette insieme Schubert e Leopardi, cioè, forse è il posto del mondo dove le qualità dei due linguaggi sono portate al più alto, no? E se non avessi avuto prima la lunga scuola di Gian Maria mi sarei perso. Infatti appena per puro caso sono finito in Brasile, la prima cosa che ho fatto è imparare quella lingua, perché non riuscivo a fare una nota se non capivo le parole. 20 anni prima non mi sarebbe successo. Sì, tra l'altro parlando di Chico Buarque, c'è un disco che ha realizzato Maria Pia De Vito, nel quale ci sei anche tu. E Taufik. E Taufik, evidentemente. E allora, Maria Pia è stata molto brava a trasportare, non mi piace dire tradurre perché non si parla di traduzione, ma a trasportare, che lei è una poetessa, ancora prima che una musicista, secondo me scrive dei testi che, io ho detto più volte, che tra tanti anni, quando si scriverà una storia della canzone napoletana, ci saranno anche le tue poesie, perché sono delle poesie veramente di bellezza infinita. Là c'è un senso del testo molto forte, con le canzoni c'è Construção, la costruzione, c'è veramente una sofferenza nella narrazione, ma poi restando sull'aspetto poetico, hai lasciato su un disco precedente di Maria Pia, è lasciato un segno indelebile in Si fosse una uccella, la poesia di Totò. Ah, sì, vero. Allora,
lì proprio il testo hai parlato degli uccelli, cioè tu là ti fai quello, hai riportato probabilmente proprio i suoni che vivi quotidianamente. Si fosse un uccello ogni mattina, vorrei cantare per finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore, e poi vorrei un pango per capire. Piano piano con una carezza, questo baccuccia così piccolino, ma ta magna si va a pizzichino, si fosse un canario, un caratino. Ti do un'ulteriore suggestione, penso che questa almeno non la saprai, ma insomma, io ho un'enorme passione al di là della musica, che coltivo da quando sono piccolo, in modo, e devo dire che sono bravissimo in quel, molto più che a suonare il pif, quella per l'ornitologia. Faccio il bird watcher. Ah, sì. E uno dei momenti più belli della mia esistenza è stato quando sono riuscito a infilarmi nei miei 20 mesi di servizio civile, a lavorare al WWF, in un centro di recupero uccelli rapaci, dove maneggiavo falchetti e aquilotti tutti i giorni, la montagna qua di fronte. E per cui, ecco, appunto, cioè, come al solito le becchi tutte, esatto, per me questa roba degli uccelli non è così casuale, cioè, è che è proprio parte della mia... costruzione esistenziale. Parliamo di 3 minuti di poesia assoluta in tutti i sensi, no? E mi viene da pensare poi in questi tuoi interventi, chi ha avuto la fortuna, e a me è capitato più volte, di ascoltarti dal vivo, vede come tu vivi proprio fisicamente il rapporto con la musica, tu danzi quando suoni. Il problema è che quello mi dispiace, io non faccio apposta. No, però io ero uno spettacolo, cioè io ricordo... Poi quando mi rivedo, quando esiste YouTube, non è una tortura, no, ma che cazzo fa quello, stai fermo. Tu accompagni le note, perché è un coinvolgimento del corpo insieme allo strumento, che evidentemente già c'è una simbiosi assoluta tra te e lo strumento, ma poi c'è la musica che ne viene fuori, tu accompagni sempre queste... la musica che tiri fuori, c'è l'evidente segno che la vivi la musica quando la suoni, c'è un rapporto di simbiosi. Ma non è colpa mia, penso che lei non ti lascia scampo, no? Io credo che non lasci in Brasile, in questo sarà stato ancora più io credo più che non lasci influente. Scampo alle persone che la amano,
Cioè, capito? Alla fine comanda lei. Cioè, se sì, tu ti metti in mezzo, fai solo disastri. Sì. In questo devo dire che la mia esperienza ornitologica sul campo mi aiuta un casino a capire e a rinnovare questa esperienza fisica proprio. Quando tu vai in natura in cerca di un contatto con la fauna selvatica, il tuo obiettivo innanzitutto è quello di non disturbare. Cioè tu vai in casa d'altri e se vuoi poi raggiungere quello che tu cerchi, devi annullarti completamente. Cioè devi far sì che non vieni percepito come un qualcosa di pericoloso o di estraneo. Per cui l'obiettivo dell'osservazione degli uccelli in natura non è quello di vedere la coda di un uccello che vola scappando da te. Perché, è quello, no? È il contrario. È essere dentro quella situazione in modo che lui davanti a te, senza percepirti come un nemico, faccia quello che farebbe se tu non ci fossi. Allora lì succedono le grandi emozioni che questa attività può... La musica è identica. Cioè, la difficoltà nostra è quella, anche per questo uno deve studiare, cioè, ritorniamo all'idea del virtuosismo, lo strumento è uno strumento. È un po' più complicato del martello, quindi ha bisogno di più studio, di più pratica, attenzione e amore. Bravi, è complicato, ma probabilmente anche il falegname per il suo martello ha lo stesso amore. Però alla fine qua devi coordinare un sacco di muscoli, di cose in più che quello della semplice martellata. E quindi noi dobbiamo studiare tanto lo strumento in quanto strumento. Ma perché? Perché poi quando lo utilizzi per fare quello per cui è nato, cioè la musica, non deve essere una cosa a cui tu pensi minimamente. Non deve essere un ostacolo. L'uso della parola che facciamo noi abitualmente. Esatto. Come di anche quando la conversazione viene bene, cioè tu non è che dici adesso dico questo, ti attraversa un flusso di cose che da solo va, passa per il logos e va all'altra persona che te la risbatte indietro e che diventa quella cosa bella che è quella che stiamo facendo. Quando la musica funziona così, vuol dire che tu non stai decidendo niente, ma ti decide lei. Cioè ti devi mettere in quella rispetto e non disturbo che è possibile solo se il tuo corpo, non oppongono resistenza, ma soprattutto la tua testa, se non sei costretto a pensare che devi fare. Perché nel momento in cui tu intervieni col pensiero, la musica scappa via. Poi fai una cosa che funziona perché sei professionista, quindi chiaramente sarà bello. Però torni a casa con un'altra, ho visto la coda dell'uccellino che scappava, non ha fatto il nido davanti a me. È un'altra soddisfazione. È un discorso che... E l'incontro con l'altro è anche fondamentale. È la musica. La musica, cioè, a me questa roba, ecco, questa roba qui me l'ha veramente insegnata a fuoco, marchiata a fuoco il Brasile. Cioè, ecco, lì ho proprio capito aspetta, adesso non ci fermiamo sullo shoro, perché lo shoro è una delle cose, però in Brasile io ho scoperto l'acqua calda, cioè ho scoperto perché suonavo. Perché mica l'avevo capito, cioè per me è una cosa talmente... Io appunto ho detto, sono andato in conservatorio a 11 anni, non vedevo l'ora da quando ce n'avevo 5 di andare al conservatorio, non ho mai immaginato, sai i bambini, no? Che farai da grande, il pompiere, l'astronauta, che se tu lo chiedevi a me da quando ho memoria, mi dicevi io farò il musicista, che cazzo di domanda mi fai? E non ho mai contemplato un'altra via. Per cui per me il fatto di suonare è una cosa a cui... me la sono trovata sempre, non mi sono mai dovuto fermare a pensare ma perché? E invece quella è la domanda fondamentale. E la risposta a questa domanda che non mi ero posto me l'ha data il Brasile. La musica è quella meraviglia che l'umanità si è messa a disposizione, unica fra le forme viventi, per stare insieme. Veramente stare insieme. Io questo non l'avevo mica capita così. Cioè, se tu pensi un concerto non è altro che un rito laico dove delle persone sconosciute fra di loro si trovano nello stesso spazio, entrano da soli ed escono fatti comunità.
cantando la stessa canzone, che è quello che succede in una chiesa che io non frequento, però capisco il motivo per quei 2000 anni che è così importante per alcuni andarci, no? Allora, la musica alla fine è solo questo, tutto il resto non conta. Thank you.
Circle Songs di Bob McFerrin. Io ricordo di aver visto il concerto di presentazione qui, ai Giardini del Frontone. C'ero quell'anno, bene, eravamo allo stesso concerto. E ricorderai che a fine concerto, all'uscita, c'erano i musicisti, i cantanti, erano 12 voci a supportare Bob McFerrin, e il pubblico, uscivano due canali differenti e si cantava e si danzava insieme, noi e loro. Bob McFerrin scalzo, ricordo, su questo palco al Frontone. Ma questa è una cosa che ai afroamericani naturale. La sanno. Siamo noi europei fottuti da anni di formale illuminismo mal interpretato che ci siamo persi per strada. Esatto. Gli afroamericani la sanno, e in Brasile sono afroamericani, fanno un'altra musica, parlano un'altra lingua, vivono un altro spazio, ma il fenomeno antropologico al quale appartengono è lo stesso, e sono diversi da noi, anche se non sembra. E in quella diversità sta la grande chance che abbiamo noi per non soccombere alla nostra capoccia bacata. E io non sto dicendo, perché poi la musica in realtà e la razionalità si nutrono una dell'altra, no? È inutile che parlo di Bach, ma prima parlavamo di Steve Lacy, cioè la musica comunque è matematica, è fisica, ma la matematica, non c'è bisogno, basta, te lo spiegava già Pitagora, non c'è bisogno di andare manco, è la forma più alta di spiritualità. Cioè Dio si può spiegare, non a parole, si può spiegare solo coi numeri. La realtà vera, tu pensa a Einstein, no? La cui teoria della relatività ce l'aveva pronta, ci ha messo 20 anni. La formula ce l'aveva, ci ha messo 20 anni a trovare le parole per spiegarla, ma lo sapeva già, solo che la parola, in unico caso, che è la cosa più preziosa che ci abbiamo, però quando arriva alla verità ultima, si ferma, e lì arriva la musica, che è una forma poetica di matematica. Quindi io non sto dicendo di non essere razionali. Io dico il contrario, di non essere intellettuali, che è completamente differente. No, tra l'altro c'è anche l'aspetto legato a una serie di concetti che vengono spesso travisati. Abbiamo parlato del concetto di virtuoso / virtuosismo. C'è il disco di Joe Pass che si intitola Virtuoso, ed è un disco che è privo di virtuosismi. Dipende cosa intendi per virtuosismo. Cioè io sento, prima di virtuosismi parlo della spettacolarità tecnica fine a se stessa. Però quella non è l'accezione, esatto, vera della, esatto, parola virtuoso. Perfetto. Virtuoso per me è colui che ha uno strumento linguistico e tecnico affinato al punto tale da restituire con la massima precisione quella che è la sua visione. Thank you.
quello è un virtuoso. Non è fare mille note, certo, ma è riuscire a riprodurre quello che ti passa per la testa senza fare sconti. Quello è il virtuoso. E tra l'altro, quella è la tecnica. Restando nel, diciamo nel, nell'idea della musica jazz barra improvvisata, non è che si improvvisa così. Tu le regole le devi conoscere tu. Certo, questo poi è esci, dice sempre Pierannunzio. Esatto. Improvvisare non si improvvisa. Poi esci un attimo, esci, ma devi conoscere, perché devi anche saper ritornare poi lungo la strada. Certo, certo, è un linguaggio. Voglio dire, a me mi fa ridere questa cosa, che tutti abusano senza fermarsi a pensare il significato della cosa. Ma la musica è un linguaggio. Poi aggiungono anche una cazzata bestiale, un linguaggio universale. Non è un universale affatto. Se tu fai sentire una tribù di pigmei, Beethoven gli fa giustamente cacare, come noi non capiamo una minchia di che cosa fanno i pigmei. Cioè, quindi non è vero che... Poi ci sono quelli che riportano la musica di pigmei H e ne fanno jazz. Quello è ancora un altro fenomeno. Esatto. Però voglio dire, le cose sono sempre pericolose. Beh sì, certo. Però se la musica è linguaggio, presuppone che il linguaggio abbia una grammatica, e tu non puoi articolare un pensiero senza grammatica, non è possibile. Poi la musica è linguaggio e quindi grammatica. E come il linguaggio è grammatica, tu puoi avere tutta la grammatica del mondo, però poi devi avere anche dei contenuti da comunicare, perché se no con quella grammatica che mica ci fai? Ma quella è ancora un'altra cosa. Però il presupposto per comunicare è la condivisione di una grammatica, senza la quale tu puoi di tutte le cose più speciali del mondo, ma nessuno ti capisce, cocco mio, come si dice qua. No, è chiaro che se tu inizi a parlare in portoghese, io in dialetto napoletano... Chiaro, noi possiamo divertirci un casino, ma non capiamo una mazza. Esatto. Che meraviglia. Gabriele... Abu Khalil? Il tuo rapporto con Rabia Abu... Ma Abu Khalil è stata una parentesi esotica, in tutti i sensi, è stata interessante, importante, ma insomma no. Non è una di quelle che ha lasciato il segno. Va bene, immaginato, non so perché. Che dirti? Ho imparato molto anche lì, ma questo è il bello. L'apertura nell'accogliere e infilarsi in linguaggi altri, no? Ma sì, per me questo è vitale, sempre stato importante. Ma nell'ottica della definizione di uno tuo proprio, no? Però io penso appunto sempre questo, che se tu non metti le mani... Tu vuoi imparare a cucinare, prima devi imparare a mangiare, perfetto, cioè, a riconoscere i sapori, a capire cosa è buono e cosa no, e poi dopo metti le mani tu. Ma prima, se tu vuoi imparare a scrivere, devi leggere, se tu vuoi imparare la musica, devi ascoltare, se tu vuoi imparare a suonare, devi suonare, devi suonare la musica che c'è a disposizione. Cioè, ci devi mettere le mani dentro, poi delle cose le metti nella tua ricetta, è un setaccio, diventano, e altre le butti, però dentro quelle tasche, se tu non vivi la musica degli altri, che ci metti? La tua non basta, ragazzi, almeno la mia non basta. Poi... Cosa stai preparando come progetti da presentare nell'immediato futuro, visto che pare che ci stiamo risvegliando da un torpore che ci ha un po' annichiliti? Fermo il fatto che odio la parola progetto riferita alla moglie. Che idea, che cosa? Né progetto né carriera, perché non li dobbiamo usare. Esatto, a me sembra una roba così di geometri il progetto. Ma magari di architetto. Cosa succede, diciamo? Succede che io, per puro coincidenza, durante questo periodo di stop sono usciti due dischi nuovi contemporaneamente, per due etichette differenti. Quello con caffè. Balducci, tabacco e caffè. Tabacco e caffè. E poi questo rinizio dell'Egea con il duo, tanto per cambiare, con la fisarmonica, che è anche un po' un simbolo di cerchio chiuso, perché è stato il primo con Galliano, questo con questo straordinario personaggio che è Simone Zanchini, con cui mi diverto come un bambino. Che viene ai concerti con la fisarmonica in spalla, l'Harley Davidson col giubbotto di pelle, meraviglioso. Che è veramente uno spirito libero, un grande virtuoso nel senso buono del termine. Anche lui è un macinatore di musiche, suona coi cameristi della Scala da un lato e con musicisti. Lui è all'opposto di me, lui è più orientale, io sono occidentale, lui invece
scorrazza imposti tra la Croazia, la Serbia, la con i Balcani, no? Però abbiamo un'enorme coincidenza di background e un'altrettanto vasta invece differenza, il che rende ogni mette nostro insieme incontro una sicurezza da un lato, ma anche una sorpresa dall'altro. Improvvisiamo tantissimo, cosa che non facevo da anni, perché i miei progetti sono all'insegna della musica da camera e quindi sono, diciamo, in realtà molto più improvvisati di quello che sembra, ma spesso non sono le note ad essere improvvisate quanto il respiro. Nella musica da camera conta la fusione del suono, l'articolazione del fraseggio e il respiro. Nella musica da camera questo si fa con la matita, perché ti occupi di una materia ferma e quindi c'è battuta 38, facciamo un rallentando, il crescendo finisce sulla terza nota della battuta 15, cioè questo è. Invece a me, per esempio, questo altro duo che ho avuto per molti anni con quest'altro personaggio incredibile, si chiama André Memari, che abbiamo citato prima, sì, che è incredibile, virtuoso del pianoforte in Brasile, con lui spesso ci sono dei pezzi, lui tra l'altro fa proprio il compositore classico di mestiere, quindi materiale molto, molto chiuso, molto complesso, sono dei pezzi complicatissimi dove non improvvisiamo una nota, ma ogni volta sono completamente differenti, perché improvvisiamo i respiri, le dinamiche e, certo, e le, sì, articolazioni, sì, che non, cioè, le note sono un pezzetto della musica, uno gli dà un'importanza spesso eccessiva. Che è uno spettacolo che ho concepito io, quindi drammaturgicamente c'ha dei limiti, però noi ci divertiamo un sacco, che si chiama Scanzonati, mm-hmm, sottotitolo Concerto per trio jazz e voce disturbante invece che recitante. E lì finisce. È una figata, però ci divertiamo come gli scemi, perché in realtà è una cosa anche molto commovente. Dove faccio, li fate? Quest'anno ce n'è uno in questo festivalino delizioso sulle Alpi Apuane. Bellissimo. Musica sulle Apuane. Abbiamo fatto in Puglia, abbiamo fatto a Bisceglie al teatro Garibaldi, è stato veramente bellissimo. Lo facciamo una volta all'anno quello, ci divertiamo come mai. Vi inviteremo allo Ionio Jazz. Poi quando vuoi, io lì con le cozze pelose vengo anche con lo sconto. Allora nella stagione giusta. E poi facciamo molti due con Zanchini, prossimo, proprio fra pochi giorni in Calabria, poi andiamo in Austria, un sacco di cose. E poi che c'è quest'estate? Ci sono tante ospitate, ovviamente. Umbria Jazz faccio l'ospite con una big band di Mario Corvini, quindi anche cose molto diverse. Poi faccio parecchie robe di musica classica o affini, devo fare le sonate di Brahms con una pianista brava, devo fare un concerto che ogni tanto mi capita di fare, che mi piace un casino, con un'orchestra d'archi, clarinetto solista, orchestra d'archi, il repertorio sono tutti concerti per clarinetto, orchestra, scritti da compositori eterogenei apposta per me, dove c'è di mezzo anche l'improvvisazione. Bello,
Insomma, c'è un sacco di roba da fare. Quindi seguiremo. Quindi adesso progettare robe nuove proprio non. No, no, vabbè. Progettare la gestione. Ci sia abbastanza così. Seguiremo. E poi c'è il duo con Taufik che è riuscito miracolosamente a rientrare dal Brasile malgrado tutto questa settimana. Vabbè. Abbiamo questo trio bellissimo. Personaggio strepitoso. Strepitosissimo. Roberto è uno che ha un'energia di quelle. Zen. Sì, sì. È un gigante lui poi, è un musicista incredibile. Sì, e con lui facciamo una delle cose che ci piace di più della vita, tra l'altro, che non so se quella ti è arrivata, perché la teniamo bella nascosta, che è il trio con questa cantante, Cristina Renzetti. E noi abbiamo registrato una cosa che non puoi aver sentito, perché è un nastro a un quarto di pollice, cioè un nastro, una pizza, non un disco, abbiamo fatto una pizza, che quindi, bobine, la bobina ultra lussuosa che vendono agli sceicchi arabi, ai mafiosi russi per 500 euro a copia, no? In quei pochi matti che sono talmente al di là che hanno lo studer a casa della radio svizzera, sì, per ascoltarla, e quindi l'hanno sentita in pochi, ma forse è una delle registrazioni più belle che ho fatto nella vita. Bene. Tutta sulla musica di Jobim, e con questo trio è uscito un disco qualche tempo fa che ti consiglio, cioè, se l'avessi te lo darei ma credo di non averlo, che si chiama Agreste, registrato per la Sard Music, dove facciamo musica legata alla Agreste, alla campagna, sì, brasiliana soprattutto, perché Cristina ha vissuto 5 anni a Rio de Janeiro, è una delle cantanti in assoluto con più proprietà di linguaggio in quella cosa che c'è in giro per l'Europa. E questo disco Agreste facciamo molte cose di Minas Gerais, Milton Nascimento, tutte d'argomento Agreste, e poi ci abbiamo inserito una canzone in sardo di Fabrizio De André, Monte di Mola, ma riarrangiato a maniera nostra, nordestina, brasileira. Facciamo una canzone tradizionale abruzzese che io ho riarmonizzato alla Matti, che si chiama Mare Maie, che è una roba straordinaria. E c'è in un pezzo di Milton Nascimento la partecipazione speciale di Elena Ledda, che fa un'introduzione in sardo antico, con un'Ave Maria della Sardegna. È un disco a cui tengo un casino. Però si muove su un circuito un po' spostato e quindi i jazzisti non lo conoscono. Cada no azul da amplidão é o claro da estrela do dia sobre a terra da promissão. Por mais que a canção faça alarde, por mais que o cristão se acovarde, existe uma chama que arde e que não se apaga mais não. É o brilho da estrela da tarde na boina do meu capitão. E a gente rebenta do peito a corrente com a ponta da lâmina ardente da estrela da palma da mão. Por mais que a paixão não se afoite, por mais que minha alma se amoite, existe um clarão que é uma açoite mais forte e maior que a paixão. É o raio da estrela da noite cravada no meu coração. Estrela cadente que vai florescer o sertão.
igual toda lenda se encerra, virá o cavaleiro de guerra, cantando do alto da serra, montado no seu alazão, trazendo a estrela da terra, sinal de uma nova estação. Scusate la logorrea. No, ma no, che logorrea? Io sono strabiliata, emozionata, mi sono anche commossa in qualche passaggio, perché proprio da un punto di vista umano percepisci una grandezza che è un tesoro. È così, guarda, te lo dico. Comunque senza, è bello, cioè, fare il musicista è un privilegio, con tutto il casino. Così no? Sì. Perché poi io ho scelto di farlo nel modo più estremo, ormai sono rimasto l'unico, nel senso, forse sono l'unico dei miei colleghi che non insegna al conservatorio. Questo vuol dire che la pandemia per me ha significato reddito zero, che non è una stupidaggine, da un certo punto di vista. Però, malgrado questo, quindi la difficoltà è notevole, malgrado questo sono ancora convinto, non so perché sono spostato, del privilegio pazzesco che ho, del svegliarmi la mattina, cinghiali, e decidere io con chi, dove, a che ora, fare che, in che parte di mondo, e qualsiasi sia, dal Polo Nord al Brasile, c'è sempre qualcuno che conosci, che te vuole suonare con te, eccetera. Ma vuoi mettere? Questa è una conquista. Ma vuoi mettere? Ma che stiamo a parlare? Si è fortunati anche. È giusto anche pagarla un po', non sarebbe nemmeno giusto. Diciamo, è un privilegio anche essere amici dei musicisti. Anzi, noi ti ringraziamo anche di questa grande opportunità. No, ma non ho offerto manco. Volete un altro boccetto? Sì, dai. Lo sapevo. Dai. Anche tu sei così coraggioso. Sì, ha voglia.
Thank you.